come si ricorda le fotografie, era un uovo abbastanza grosso e non era per questo che è chiamato padre Alardo, ma dopo la guerra, quando questi profughi in Germania hanno sofferto molto e hanno avuto fame, allora padre Werenfried ha cominciato a raccogliere lardo, perché molto, molto bene per gente che ha fame, che è molto dimagrito, che hanno sofferto molto. E allora un giorno, quando è entrato in una sala con tante donne, una donna ha gridato: «Guarda, padre Lardo!» E così è nato il nome.